Questo buono da $2 le dà diritto a 12 fotografie, più un ritratto a grandezza naturale dipinto a mano, e inoltre la possibilità di vincere il premio da $100 del nostro concorso internazionale per il bambino più bello. E il suo bambino, signore, è il più bello, il più perfetto e il miglior soggetto fotografico che abbia mai visto in tutta la mia lunga carriera. Signora, lei ha due dei più interessanti soggetti fotografici che abbia mai visto in tutta la mia carriera. Penso che, visto che siamo qui, potremmo fare anche una foto di gruppo. Ma caro, non c'entriamo mica tutti e tre nella stessa fotografia. Giuro che questa è l'ultima volta che mi faccio fare una fotografia. Perché? Cosa ti ha fatto? Quello è matto, ha svitato la testa dal collo. Vieni, Giorgio, andiamo a casa. Perché gli ha svitato la testa? Perché se non tieni la testa dritta, a forza di girartela te la svita. Dici sul serio? Certo, però poi te la riavvita. Guardi, è una cosa molto carina, non trova? Però il nostro bambino ha i denti davanti un po' irregolari, non potrebbe farci qualcosa? Ma certo, signora, non c'è nessun problema, per questo gli farò un piccolo ritocchino. Ritocco? Come sarebbe? Sarebbe che ti tocca i denti e poi ti ritocca un'altra volta. E così ho fatto il ritocco. Caro, guarda come sembrano lunghi i nasi quando sono presi dal basso. Non trovi anche tu? Ma non so, io... Non si preoccupi del naso. Guardi, l'altro giorno a un bambino ho tagliato addirittura un centimetro di naso. Veramente? Certo! Ma è vero che ti tagli anche il naso? Certo, ne taglio un pezzetto di qua e uno di là. La fatica! Ho avuto molta difficoltà a fotografarlo. Pensi che ho dovuto usare quasi mezzo chilo di magnesio. Sì, ma bisogna prendere anche la magnesia. No, ti mettono a sedere davanti una macchina, poi danno fuoco a una polvere e poi scoppia tutto. Io non voglio saltare per aria, io me ne scappo via prima. Venite, andiamo a vedere cosa c'è di là. Però, che strano posto è questo? Ehi, cos'è quel coso? La macchina per fare le fotografie, no? Guarda, c'è un cannocchiale! Fammi vedere! Dammelo! Fammelo vedere, Sammy! Sì, guardate, c'è una pompetta! Ora vado a metterci un po' d'acqua. Così vediamo se funziona. Chi è che ti vuole dare la purga? Ma no. Ecco qua. Io non la voglio la purga. Stai tranquillo che non te la fa prendere nessuno. Allora, se la mamma e il papà vogliono accomodarsi di là su quel divano, io metto in posa questo tesoruccio. Dunque, vediamo un po'. Guarda, ma non è carino. Vieni, Com'è simpatico il nostro bambino, vero? Io non trovo. Ma guarda un po' che strano, come ci sarà finita per terra? Lei deve proprio essere tanto paziente. Oh, deve andare anche negli ospedali a fotografare i pazienti. Anch'io sono molto paziente.
Sì, sì, la capisco benissimo. Anche io sono sposato. Sì, ecco. Oh, se volete scusarmi, vado a prendere le lastre. Oh, che gentile. Già che ci siamo, facciamogli fare anche il vaccino. Oh, no, no, ma che cosa hai capito? Lui parla delle lastre per fare le fotografie. Scusatemi se vi ho fatto aspettare, ma era necessario. Che bel mestiere. Adesso carico bene la macchina. Prendo la mira. E boom. Papà, io non mi voglio far fare boom. Ma ti scatta solo una fotografia. Ma fa male lo scatto? Ma no, sta tranquillo. Guarda che se mi fa male mi metto a strillare. Oh, su, fai il bravo. Ma non c'è niente da avere paura, su, vieni, fai il bravo bambino. Tra-la-la, 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 tesoro. Insomma, vuoi smetterla di giocare, Spanky? Giocare? Ma quello picchia! Ascolta, ora stai fermo che il signore ti fa una fotografia. Durin duretta! Scusi tanto, Sam, ma secondo me il bambino viene molto meglio da questa parte. Senti, aspetta un momento, perché non te ne vai di là e conti quanti spicci hai in borsetta? Subito. Brava! E adesso stai fermo, capito? Ma cosa stai facendo? Conto gli spicci, caro, come hai detto tu. Guarda, ho due monetine da 5 e una da 10, ma neanche un 6. Bravo. Allora, vediamo, tesoruccio. Fammi vedere un bel sorrisino su quel musettino, eh? Su, forza, sorrisino. No, guarda così. Attento, come faccio io, eh? Attento, ci sei quasi, prova ancora, eh? Ehi, papà, questo mi fa le boccacce. Proviamo ancora, tesoro. Un'altra volta. Prova, su. Niente paura, un altro obiettivo. Così. Allora, pronto? Uno, due. No, devi sorridere. Oh, mi è venuta un'idea. Ecco qua, useremo l'uccellino. Ecco qua. Allora, ascolta, adesso tu guardi l'uccellino. Avanti, guarda l'uccellino. Tu tieni gli occhi sull'uccellino, sorridi. Bene. Uno, due.
non ci siamo. Sì, buono tesorino, da bravo. Ti ho detto di tenere gli occhi sull'uccellino perché sta per volare. Sta per spiccare in volo, capisci? Ecco così, guarda l'uccellino perché sta per volare. Pronto, pronto? Uno, due. Senti, tesoro, tieni gli occhi sull'uccellino. Guarda che adesso vola, vedrai come vola, eh? Dunque, uno, due, tre. Come vola male. Guarda bene l'uccellino, no, devi guardare l'uccellino. L'occhiettino sull'uccellino, da bravo. Lo sto guardando. No, invece, no, ti ho detto di guardare l'uccellino. Ma lo sto guardando. Per favore, tesoro, avanti, tieni gli occhi sull'uccellino e non li muovere, forza, su. Tesoro, fa come dice il signore, tieni l'occhio sull'uccellino. Ma che fai? Vieni su, carino. Insomma, adesso basta giocare. Giocare? Fatti fare questa foto e vedrai, sarà divertente. Io me la faccio fare, ma non mi diverte per niente. Mantello, vieni fuori! Tanto ti trovo, sai? Guarda, gli anni non ti sembra di stare alla corrida! Oh, stai zitta, per favore. Ehi, senta un po', lei, venga fuori. Eccolo qui, è qua sotto. Oh, mio Dio, ma come ci ha finito là sotto, eh? Senta, mi è venuta un'idea. Facciamone una tutti assieme e non ne parliamo più, eh? Io non mi voglio per fare la fotografia, ho paura. Ma non c'è niente da aver paura. Perché non te la fai fare prima tu? Oh, questa è una buona idea. Tu va con la mamma e lei, ecco, lei adesso si siede qui. Lo facciamo a papà, così tu vedi com'è facile, eh? Ehi, signore, quello che fa papà poi lo farà a me. Sì, certo, facciamo finta che papà sei tu, vedrai, sarà facilissimo. Lei va davanti, io decido. Uno, due, tre. Sono costernato. No, la prego, signore, stia calmo. Mi dispiace molto, non capisco, deve esserci qualcosa. Io ho solo premuto la pompetta e questo fatto, eh? Mi dispiace molto, signor Tracy. Vede, io... Ma che serve l'acqua, mamma? Non fare domande sciocche, caro. Serve per fare le fotografie d'acquerello, no? Andiamo, la prego, si controlli. Vede, la mia macchina ha sempre funzionato perfettamente. Non capisco, non è mai successo niente di simile. Sono costernato. E io dovrei andare a sedermi là? Sì, tesoro. Beh, ve lo potete scordare. Oh, aspetta un minuto, caro. Dove vuoi andare? Spenti, da bravo. Mamma, paura. Ma non c'è niente da aver paura, caro. Oh, che modi! Sono costernato! Andiamocene di qui! Niente affatto! Prima faremo fare la foto al bambino! Ma certo! Io non voglio fare la fotografia! E guarda, tesorino, non ti dico più niente, ti lascio fare quello che ti piace! E va bene! Avanti, facciamola finita adesso! Io non me la voglio fare la fotografia, non me la voglio fare! Andiamo, fai lo meglio. Su, senti, fatene fare una sola per amore mio e poi ce ne andiamo tutti a casa, eh? Se mi faccio fare la fotografia, quello poi mi annaffia. È stato solo un incidente. Giuringiuretta? Giuringiuretta. Allora vediamo un po'. La mamma si siede qui così, ecco.
È lei, signor Tracy, lei si siede lì sul bracciolo della poltrona. Andiamo, tesorino, tu stai. Stai in piedi là, ecco. Ora sorridete, sorridi anche tu, caro. Sì, un bel sorrisone, fermi così. Oh, è un po' troppo sottesposta. Ah, oh, chi? No, lei. Oh, mio Dio. Grazie. Parlavo della macchina. Ora sorridete, così. Bagnatevi il becco, cioè le labbra. Così, ecco, bravi, bravi. Allora, pronti? Uno, due, tre! Sentite, ho avuto un'idea. Voi vi mettete dietro a questa macchina e fate in modo che il bimbo sorrida. E io intanto di nascosto lo fotografo con l'altra macchina. Sorridi, tesoro, sorridi alla mamma, bagnati le labbra. Non me la voglio bagnare. Sorridi. Scusa, tesoro, sposta un po' la tappa davanti. La mia? Ma quella della macchina. Ah, sì, subito. Aiuto! Scommetto che questa volta ho fatto un capolavoro! Dentro, dentro! Oh, ragazzi, aiutatemi, aiutatemi a togliere questo coso! Ti è piaciuta la foto, papà? Ecco, vediamo. Mio Dio, tutto rovinato, i negativi. E chi di voi è entrato nella camera scura? E hai anche acceso la luce? Via! Ora basta, andiamocene di qui. No, aspetti! Non se ne vada, la prego, no! Oh, per favore, la prossima la facciamo al primo colpo! Un momento solo, papà!